Gianni, da quanti anni ti occupi di prediciottesimi? Io personalmente dal 2006, 10 anni, sì. C'è stata un'evoluzione nelle richieste? Assolutamente si è evoluto come fenomeno, sia come pensiero, come location, come importanza. E vabbè, ovviamente con tutti i cambiamenti tecnologici tecnici che oggi ci dà l'opportunità di fare riprese col drone, con le reflex piuttosto che le telecamere, con più camere, con i controcampi, con gli slider, insomma, come un set cinematografico, le riprese subacqueo, insomma, tutto quello che la tecnologia ci ha offerto, ovviamente ci ha dato la possibilità di ampliare e variegare questo fenomeno. Il prediciottesimo del quale sei più fiero? Il prediciottesimo del quale sono più fiero è quello che ho realizzato io, perché come abbiamo già detto io nasco come fotografo, e quello di una ragazza che si chiama Erika, che probabilmente faremo vedere anche su Domenica Live, perché lei lo sentiva ed era proprio brava e ha fatto insieme tanti personaggi diversi, tanti costumi diversi, tante location diverse, e alla fine ha pure... gli ho dato il microfono, si è messa nella stanza e in 4 parole ha racchiuso le sue ambizioni, il suo carattere e i suoi obiettivi dopo i suoi 18 anni, con una sigla sonora orchestrale, ripresa dall'alto col drone mentre si è affacciato al balcone, molto toccante, e delle immagini che passavano in trasparenza nel suo prediciottesimo, una cosa molto molto bella, uno degli ultimi, secondo me, dei più. C'è stata una volta che hai detto no ad una richiesta? Assolutamente non ho mai detto no, perché non lo trovo delicato, non lo trovo assolutamente fattibile. Loro hanno i loro sogni, vogliono fare qualcosa, al limite posso un attimino filtrarli, se vedono che è una cosa che diventa pericolosa o eccessiva li ammorbisco un po', li trascino verso qualche altra idea, ma dire no direttamente no, non l'ho mai fatto. A volte non c'è il rischio che siano troppo adultizzati, magari il 17enne? Allora, il rischio di renderli troppo adulti non c'è, perché la nuova generazione è molto più adulta di noi, cioè la malizia che ha un 17enne 2016 non è quella che aveva un 17enne anni 90 assolutamente, quindi non c'è questo rischio, anzi forse possono insegnarci loro qualcosa a noi. I costi, dicevamo, tra i 600 euro? I costi sono da un minimo di 600 euro per la realizzazione solo del video del prediciottesimo, ad un massimo di 1500 se poi vai a realizzare altro video e altre foto durante la festa, l'album fotolibro personalizzato con tanti accessori carini, i quadri, le stampe per la casa, quelli esposti in sala, gli inviti fotografici, insomma si può fare un po' di tutto, cioè basta avere creatività, è ovvio che si può creare qualsiasi cosa, ma non si supera quasi mai le 1500 euro. Per finire, qual è il prediciottesimo dei tuoi sogni che vorresti realizzare? Il prediciottesimo dei miei sogni è quello che vorrei realizzare io, ma credo sarà impossibile sia per i costi che per i tempi, è quello di far viaggiare questi ragazzi nei posti più ambiti, no? Tipo Amsterdam o New York, ci sono... Alcuni matrimoni lo fanno, alcuni, no? Alcuni prematrimoniali lo hanno fatto, però non da pre, forse... Come viaggio di nozze, lo fanno loro stessi, io parlo proprio col set che viaggia con loro. Ed uno ci sono quasi riuscito, perché il papà ci ha portato con la roulotte a Roma e abbiamo fatto tutto a Roma, poi scendendo siamo passati dalla Calabria e poi scendendo in Sicilia, per cui abbiamo avuto modo di viaggiare, certo non a New York, non in Inghilterra, ma faceva già la sua differenza rispetto agli altri. Grazie.